Buonasera, sono Marco Giusti, alla mia destra Maurizio Liveranike. Avete visto questo film stravagantissimo, come si può dire? Stravagante? Mi piace, sì. Pop, com'era? Io non l'avevo mai visto, ho visto l'altro, ho visto Il solco di pesca, invece questo, anche se mi avevano dato un DVD, ma non l'avevo visto mai perché... E quando uscì allora era un film vietato. Sì, sì. E 18 anni, io ero piccolo e avrei voluto vederlo allora, anche perché ero un grande fan di Margaret Lee, ma però anche se è l'altra un po' più interessante adesso, cioè Silvia Monti, signora De Benedetti, giusto? Silvia Monti per vivere a Roma chiese al suo compagno, che allora era famosissimo, chiese un attico in via Frattina, e allora mi disse: ma non posso venire ad abitare con me? E quindi per tutto il film hanno abitato con me, quindi so tutta la sua storia sentimentale ed è molto simpatica e molto complicata. Poi dopo il fidanzato illustre l'ha ceduta a un nobile, il quale nobile poi l'ha ceduta a De Benedetti ed è attualmente la signora De Benedetti. Però in mezzo ricordo che c'erano Walter Chiari, Angelo Infanti, c'erano delle storie famose. Ci doveva essere anch'io, ma io avevo rispetto dell'autorità che come, in Italia, come tutti sanno in Italia sono ricchi, io non lo ero, quindi non potevo costare nulla. Ecco, ad ogni modo molto estravagante il film. E Giacomo Cariotti che ci spiegherà, credo, no? Ma io innanzitutto vorrei spiegare il mio legame con Maurizio, perché quello inquadra un po' anche la sua personalità, proprio in poche parole, perché non devo rubare tempo a lui. Ma io ho conosciuto Maurizio a 16 anni, facevo un giornale studentesco. E si chiamava? E si chiamava La Nuova Voce. All'epoca stavo parlando? Nei primi anni 60, e si parlava di Maurizio Liverani negli ambienti del cinema. Chi si interessava di cinema aveva questo nome come un punto di riferimento, perché era il critico più osannato e più riconosciuto da tutti, scriveva su Paese Sera e poi era diventato famosissimo per aver fatto la prima intervista con Federico Fellini per La Dolce Vita, e quindi questo, tutti parlavano di lui, e quindi noi ragazzi facciamo questo, fra l'altro, bellissimo giornale. Oggi non si possono fare più queste cose, non si hanno più le tipografie amiche che ti stampano gratis o cose del genere. Non esistono neanche più i giornali, quindi non è il problema di tipografia. E quindi decidemmo di fare un'intervista a Liverani. Io gli feci questa intervista incentrata su Fellini, sulla Dolce Vita, sulla sua attività di critico, e nacque un interesse reciproco, cioè ci piacemmo a prima vista, e poi ci perdemmo di vista. Io andavo a fare il militare e gli scrissi una lettera, lui mi rispose mentre stava girando lo Stalin, e al ritorno ci incontrammo e io andai a lavorare nella rivista che lui aveva appena assunto come direttore, che si chiamava Il Dramma, una rivista all'epoca che faceva... Quindi stiamo parlando del 70. 70, cioè dopo il film. Immediatamente dopo il film. No, il 70 io sono entrato al Dramma. Stiamo parlando del 68 come inizio di questa nuova amicizia nata nel servizio militare. Lui stava preparando il film e poi l'ha girato. Quando io sono tornato ci siamo visti, ci siamo riconosciuti dall'epoca, dalla prima intervista, e abbiamo iniziato questa collaborazione giornalistica professionale che è andata avanti fino a oggi, perché abbiamo fatto insieme tante esperienze giornalistiche. Io ho lavorato con lui anche al Giornale d'Italia quando lui era capo della redazione spettacoli, io ero il critico di cinema, e poi è andato avanti nel tempo con tutte le altre iniziative che Maurizio ha fatto. Anche tutti i suoi libri in qualche modo li abbiamo concepiti, non per il contenuto ma quantomeno per la forma o per altre cose, insieme, e oggi Maurizio Liverani
alla sua venerabile età, che però non dimostra, scrive ogni giorno una rubrica sulla mia agenzia di stampa. Quindi ecco, quest'uomo ha espresso in questo legame con un giovane allora, un ragazzo che poi è diventato un giornalista insieme a lui, un affetto ed una capacità di stabilire relazioni umane di particolare intensità, e che sono durate fino a oggi. Questo spiega un po' anche il personaggio Liverani, perché questa sua disponibilità umana è anche quella che in qualche misura ha limitato il suo, chiamiamolo tra virgolette, successo nell'ambiente giornalistico e cinematografico, perché probabilmente questo atteggiamento così disponibile, così libero, non ispirava una grandissima fiducia ad un establishment che chiaramente pretendeva un ben altro tipo di dimostrazione, di cui vi parlerà Maurizio. Si conoscono questi due film tuoi, uno raro, questo Sai cosa faceva Stalin alle donne, e l'altro invece io l'ho visto. E sappiamo della tua attività di critico sul Corriere della Sera, ma non sappiamo poi né il prima né il dopo. Tu nasci giornalista? Dunque io prima di andare a Roma vivevo al Lido di Venezia, dietro il Palazzo del Cinema. Durante l'occupazione tedesca, lavorando alla Todd, perché ero costretto a lavorare alla Todd, facendo dei bunker davanti al Palazzo del Cinema, e passavo sempre lì sotto, e quindi vedevo sempre queste pizze di vari film, e che ogni tanto me davo da sole. E quindi praticamente mi sono preparato cinematograficamente da solo, vedendo questi film. Tipo Tito Brass, quindi. Sì, era sì, però nonostante lui fosse anche lui veneziano, non ci conoscevamo. Ma neanche Kim. Sì, sì. E Kim Marcalli, che è un montatore, e che in parte si dice sia un personaggio che un tu po'... hai un po' ripreso in questo film. E poi conobbi, andai quando divenni il critico di Paese Sera nel 52, ero giovanissimo. Nel 52? Sì. E lo sono stato per 6 anni. E chi poi c'era insieme a te come critico? Chi c'era insieme a te allora come critico di Il Paese Sera? No, il critico cinematografico ero io. Soltanto te? Solo io, sì. No, c'era... Callisto Cosulu ci venne dopo. Callisto dopo non è mai stato critico cinematografico. Scriveva di cinema per Il Paese Sera, ma non è mai stato critico. Ah, non è stato il critico? No. Non è stato critico. Invece Dario Argento dopo? Dario Argento aveva il vantaggio perché tutte le sere mi accompagnava a casa dal giornale in automobile. Allora il padre mi disse: lui fa i listini degli incassi sulla rivista dei produttori. Dice: perché non la trasferisci anche nel Paese Sera? Allora io poi... mi divenne simpatico e gli fece fare il vice. Quando io venni via da Paese Sera, lui rimase lì. E poi non ho più visto... Quindi sei stato critico lì dal 52? Fino al 56. No, fino al 64, scusa. Ah, fino al 64? Sì. E quando poi sono andato in Ungheria insieme a Teo Matteotti, per seguire l'invasione sovietica, e allora dopo quello che avevo visto, quando sono venuto via mi sono allontanato dal Partito Comunista e sono Ma tu eri comunista però? Sì, ho fatto anche il partigiano. Io se dovesse esserci la guerra
avrei il grado di tenente. Divenni partigiano non per una adesione ideologica, che conoscevo, c'era, perché un mio vecchio professore mi disse di scrivere una cosa, un elogio di un gerarca, e io dico no, mi rifiuto di farlo perché lo conosco e non vale niente. Allora, se tu non dici non lo fai, dice, senza dubbio mi cacceranno, sarò colpito dalla censura. E allora io lo feci. Però fui talmente irritato dalla prepotenza di questi fascisti, tra i quali uno era mio zio, che fu ministro dei trasporti della Repubblica di Salò, e venne fucilato regolarmente a Dongo, e andai a riconoscere a Piazza del Loreto, dove conobbi il primo direttore dell'unità, e non so se lo ricordi, che era un ufficiale della decima MAS. Lo vidi inneggiare Mussolini al Teatro Massimo, quando sembrava che la Repubblica di Salò si rilanciasse, poi dopo 15 giorni invece lo vidi che prendeva a calcio il tessone sfranto di Mussolini, e dico: che bisogno c'è? È cambiata idea, c'è bisogno di prendere a calcio? Ma sì, perché si fa così. Lui però molto civilmente questa storia la raccontò, e divenne direttore dell'unità da ufficiale della decima MAS, e poi scrisse un libro in Volta Gammana, e dopo qualche anno mi disse: perché non mi fa fare un film, da questo libro? Così racconto la mia storia, perché come un fascista così sfegatato come me può diventare il contrario. E quindi gli tolsi proprio il saluto, e naturalmente loro me ne tolsero a me, e quindi per anni con questi comunisti che conoscevo non ci non hai avuto buone rapporti. Poi siamo diventati amici e abbiamo dimenticato tutto, e ci tenemmo che non era più il caso di... Dal 64 al 69 che fai questo film. Dunque, allora, no, dunque, dopo io feci questo film, che mi valse l'assunzione al Borghese, dove io mi formavo Ivanovich Kovava, che era lo pseudonimo di Stalin durante la rivoluzione. Quindi ogni mattina sentivo la rassegna stampa, dice: c'è un giornalista slavo che scrive in italiano, invece c'ero io. E di cosa scrivevi però? Ah, beh, io me la prendevo con i personaggi, con tutti, non avevo riguardi né per destra né per sinistra. Allora, questo film nasce prima. Come nasce questo film? Cioè, perché te lo prendi con Stalin, che era morto da un bel po' prima? Vivevo delle avventure che mi facevano ridere. Per esempio, c'era questo Benedetto Benedetti, che era l'interprete. Sì. Io lo volli il protagonista doppiato, sì, da Romolo Valli. Sì. Fantastico. Romolo Valli, quando doppiò il film, disse: ma perché non hai chiamato me? No, perché tu avresti voluto un testo scritto, invece si improvvisava. Cioè, Valdi era un professionista serio, questo invece diceva... Era sceneggiatore, che era lui? Un giornalista? Era un giornalista, no, era un giornalista, un cronista dell'unità. Prima del Borghese, c'è da ricordare... sono stato al Giornale d'Italia. Sono stato, in parole povere, con Tempo Illustrato. Tempo Illustrato. Faceva dei grandi paginoni insieme a Ercole Patti, e seguiva il cinema e seguiva particolarmente le manifestazioni cinematografiche. Sì, andavo con lui al festival. In cui faceva l'analisi dei personaggi presenti all'interno di queste manifestazioni, con uno spirito caustico come quello che poi ha dimostrato nel suo film, e credo che una raccolta di quelle cronache
oggi potrebbe essere una testimonianza preziosa. Ma io divenni amico di Patti. Patti aveva la fissazione di fare il critico cinematografico. La notte non dormiva. Patti. Quando c'erano le visioni private per i giornalisti, si addormentava. Ah. Allora, che critico. Allora, aspetta, no, le cose sono queste. Allora però mi diceva, tu devi venire con me e stare vicino e poi alla fine del film mi racconti il film. Allora, la cosa assurda, incredibile e divertente, che il direttore del Tempo, Tofanelli, mi disse, ma è vero che Patti dorme? Dico, sì è vero, glielo dica a condizione che lei gli conservi il posto. Ma certo che io voglio che un critico dorma. Allora guardi, a lei è sceso il critico giusto, perché tanto io venivo considerato il pesce guida nella raccolta delle recensioni dei film prodotti durante il fascismo. Patti è citato soltanto a fondo pagina per un accenno alla sede dell'Alcatraz. Alcatraz. Sì. C'è un film scandito, diretto bene, cioè, tutta quella polemica invece che fecero gli altri, come il famoso De Feo che disse che il fascismo era l'essenza vera dell'uomo, no? Sì. Vennero tutte. Invece questo povero Patti che aveva scritto questo righetto sull'Alcatraz dicendo che era un film ben fatto. Era ben fatto. Gli raccontai anche la trama di Un pagatore de promessas che visse nel festival di Cannes e che non venne mai in Italia. 58, non venne mai in Italia. Io ho detto, guarda, lo devi vedere perché vincerà il festival. Io non posso raccontare un film che vincerà il festival. Fecero una visione privata per lui, si addormentò ugualmente e quindi non ci fu niente da fare. E venne denominato il più grande critico dormiente. Fama che i soldati cercarono di sottrargli. Dice, io ero presidente della giuria e non ho mai visto un film, non ho mai visto perché dormivo. E allora Fante sarebbe, sono io che dormo, non tu. Questi soldati. Allora alla fine sono dice, è vero, dorme solo lui. Come nasce questo, sai come faceva Stalin alle donne? Cioè, chi te l'ha prodotto? Enzo Doria? No, me l'ha prodotto Rizzoli Senior, il quale io gli facevo questi racconti che sto facendo a te sul comunismo, cioè, che lo facevo morire da ridere. Certo. Tu mi devi fare un film sul comunismo, su quelle cose comico. Che racconti, su quelle cose che mi racconti, però mi devi promettere che nel film ci saranno delle donne ben vestite. Lui voleva un film con le donne eleganti, se non erano eleganti non le accettava. E allora destinò molti soldi per questo film. Invece il produttore Doria li stornò tutti in altri film perché era il Partito Comunista gli impose di sabotarlo questo film. E io lo feci lo stesso. È nato così per caso, quindi è nato non esiste un copione di questo film. Ma chi volevi prendere in giro, il partito o certi personaggi reali? Ma soprattutto volevo prendere in giro me stesso. Questo atteggiarsi a rivoluzionare e stalinista senza essere niente, e quindi mi faceva ridere. Ma esempio, Piero Vida che fa il... Piero Vida. Il regista, no? Quello c'era qualche personaggio così? Sì, c'erano alcuni personaggi che tu ti avvicinavi a loro e subito iniziavano un discorso sul cinema che doveva essere trattato soltanto in chiave marxista. Io dico, guarda, c'è anche un altro modo, se tu leggi Adorno, questa fedeltà alla realtà, eccetera, eccetera, è considerata menzogna, nociva al cinema.
E poi dopo l'ho preso. Lui però si offese un po' dopo che vide il film, perché lui perché lui che pensava di essere trattato come un regista serio, invece tu hai messo un doppiaggio comico. Sì. In realtà Maurizio, se mi ricordo bene, tu volevi ricordare De Santis. Beh, io avevo un brutto rapporto. Quello volevo sapere se c'era qualche legame reale, insomma. Beh, no, io avevo un brutto rapporto con De Santis, perché De Santis fece un bruttissimo film, secondo me, quello lì con Gassman e la Mangano, che si chiama Risamaro. E dissi: questo è il più brutto film che sia stato mai prodotto in Italia. Scrissi proprio testualmente. Sì. E allora uno che veniva dal GUF, era amico di Vittorio Mussolini, vedersi trattato in quel modo si arrabbiò totalmente, andò da Togliatti, devi togliergli il posto, e Togliatti invece mi chiamò e mi disse: hai fatto molto bene. io non ci capivo nulla. Perché, per esempio, dovevo intervistare Fellini, mi aspettava tutte le mattine al Caffè Rosati per farsi intervistare. Dico: i cattolici non ti sopportano, i comunisti ti hanno in antipatia perché non sei. E io ti intervisterei, ma sì, non è che posso imporre la mia intervista. E allora, al solito, a un certo momento andai da Togliatti. Io, Fellini mi chiede sempre di essere intervistato. E io, lui, tu che vuoi fare? Ma mi disse: io lo vorrei intervistare. E intervistano. Queste erano le direttive che mi... Lo intervistai, feci la prima intervista sul film dei Fellini, lo recensii in anticipo sugli altri, dicendone benissimo, quindi facendo un altro... La Dolce Vita stiamo parlando? Stiamo parlando della Dolce Vita? Della Dolce Vita. E... Non era un atto corretto, cioè recensire... No, è scorrettissimo. Scorrettissimo, però io lo feci. Questo film deve essere bello per forza. E quindi mi feci molti nemici, però il film poi si affermò, però nessuno poi mi riconobbe questo, il merito di averlo detto fatto per primo. Detto per primo. Diventavamo amici con Fellini. Fellini mi telefonava tutte le mattine, mi raccontava tutte le sue noie con la famiglia, con una masina. Ero diventato un amico, non ero più un critico. Ti chiedeva di consigliargli le maghe a cui rivolgersi per gli oroscopi. Sì. No, poi c'è fu una congiura a Mosca per non fargli vincere il premio al festival. E allora Fellini mi disse: non vogliono darmi il festival, non i russi, ma gli italiani, i trombatori, eccetera. E allora io andai direttamente da Bardem, che era un regista eccezionale, bravissimo, una persona divina, poverina, è morta e ha fatto dei film straordinari. Mi disse: guarda, voi state sabotando il film più bello della mostra. E quello era invece il film di Fellini, e il film vinse il festival di quell'anno. E allora mi arrivavano dei meriti e anche naturalmente degli insulti feroci, perché sostenere Fellini in una certa fase era veramente allora. Poi dopo... Ma ad esempio con Rondi che rapporti avevi? Con Rondi erano ambigui. Beh, li abbiamo avuti tutti ambigui per Rondi, non... Dunque, allora, a un certo momento io ero il vice di Matteo Matteotti quando era ministro dello spettacolo. Allora lui mi chiese: chi potremmo mettere come presidente del direttore del Festival di Venezia? Allora io ci pensai un po' e dico: ma secondo me andrebbe bene Rondi. E dice: come mai? Ma così è un mondano, piace a Claire, piace ai francesi, eccetera, eccetera.
allora facciamo, chiamiamo Fellini, vediamo che ne dice. E Fellini dice: sì, è un maître d'hôtel straordinario. Allora io dissi: questo devo dire, vale la serata. Questo sopra. Allora andai da Matteotti. Guarda, Fellini dice che un maître d'hôtel eccezionale. E poi io glielo dissi a Ronny: guarda, sei stato scelto perché sei un ottimo maître d'hôtel. Lui era felicissimo. Certo. Vabbè, certo, gli dava il festival. Però poi lui attribuì la nomina invece a Emilio Colombo, con il quale con il cinema non c'aveva, non c'aveva niente. E gli serviva a lui. E serviva a lui. E gli serviva a lui avere la spinta di Colombo, anche se non era vero. No, non era vero. Certo. Per precisione storica, Maurizio, bisogna raccontare qualche cosa di più sulla questione Rondi. La questione Rondi andò in questo modo. La premessa è quella che ha fatto Maurizio, ne parla con Matteotti, io già lavoravo con Maurizio, dice però c'è un'opinione pubblica fortemente contraria, perché c'era un'ondata, appena si fece ventilare il nome di Rondi, la stampa insorse quasi tutta, specialmente la stampa di sinistra, che era quella che faceva poi il mercato dell'opinione. E allora ci inventammo una cosa, dato che eravamo convinti che Rondi fosse la persona più giusta per andare a dirigere in quel momento il festival. E Maurizio mi dette un incarico, dice: tu che sei bravo a fare interviste, intervista ogni giorno 5 o 6 protagonisti del cinema italiano e chiedigli che cosa pensano dell'ipotesi di Rondi a Venezia. Io cominciai e in una quindicina di giorni, ogni giorno, se andate a vedere le raccolte dei giornali dell'epoca, uscivano su tutti i giornali le opinioni di 5 o 6 personaggi autorevolissimi che erano tutti favorevoli a Rondi. Sì, sì. Tutti quanti. Ma erano favorevoli a Rondi perché è esattamente un maître d'hôtel. Esatto. Perché era amico di tutti e favoriva tutti. Quindi in quel modo lui si procurava il consenso degli addetti ai lavori e il dissenso dell'opinione pubblica rappresentata dalla stampa. Questo lavoro fu fatto in collaborazione con Franco Cauli, che forse voi ricorderete, certo, che era il capo servizio cinema dell'ANSA. E che nome che mi fa? Franco Cauli, che io da tempo sto cercando di ricordare anche con una qualche iniziativa, perché è stato un grandissimo personaggio. E quindi, d'accordo con lui, ogni giorno lui mandava in ANSA 5 o 6 mie interviste brevissime, di 10 righe ciascuna, che regolarmente il giorno dopo apparivano. Questi 15 giorni di martellamento portarono che quando Matteotti fece il nome di Rondi ufficialmente, nessuno ebbe il coraggio di opporsi. Per cui la nomina di Rondi, che sembrava un assurdo all'epoca, perché Rondi era il critico del tempo, sì, era il critico fascista del sì, era assurdo. Era il critico fascista del quadro cultural politico del momento, quindi era assurdo che lui andasse a Venezia. Invece andò a Venezia tranquillissimo sull'onda di questi 15 giorni di opinione pubblica. Il critico fascista ha detto neanche un anno fa che lui aveva la tessera del PD o PC, non lo so. Chi è? Rondi, sì. Ha detto questo, cioè è una cosa che ci siamo rimasti. E voglio concludere con una nota che entra nel carattere di Maurizio e forse anche un po' nel mio. Da questa cosa Rondi non manifestò mai una particolare gratitudine verso... né nei confronti di miei. Quando mi incontrava teneva a dire a tutti: lui è stato il mio più grande amico, ma poi non mi ha dato niente. Ma non che io mi aspettassi qualcosa, ma per esempio non è che mi ha mai proposto di collaborare con lui, né a Maurizio ha dato una qualsiasi cosa, che ne so, un ingresso nel board dei David Donatello, per esempio, era il minimo, no? Il Davide no, sto dicendo
che non ha avuto. Ma Rondi era così, era non così. È che se poteva. Quindi uno questo configura anche il carattere di Maurizio, che si è sempre speso. Ma quando, ma scusami, quando il film tuo va a Venezia, come venne? Allora venne dato, nella sezione, è giornalisti, e le risate arrivarono a un punto tale che sembrava che crollasse il palazzo. Il giorno dopo, praticamente, i giornali portarono, è stato presentato tra l'altro il figlio di Maurizio Liverani. Punto. E cosa si può fare a questo punto? Poi incontravi i singoli autori, dici, oh, come sono divertito, cioè, però il coraggio di dire che avevo fatto un film che poteva dar noia. Poi alcuni comunisti mi tolsero proprio. Ma tipo chi? E il critico dell'Unità, vi ricordate? Savioli, il quale mi disse: dice di essere stato comunista. E come, io scrisse sul giornale: dice di essere stato comunista. Passarono anni, mi chiese scusa, diventammo amici. E io gli dissi: hai fatto proprio bene, perché con quella, dicendo così, mi hai buttato nel braccio agli altri, quelli che mi cercava il Giornale d'Italia, il Tempo, la Settimana Inco, perché era Scelba addirittura voleva fare un caso di uno che aveva rotto col comune. Io avevo fatto solo un film e basta. Non avevo rotto con ma nessuno. Tu avevi rotto, ecco, ma tu avevi rotto realmente? Non avevo rinnovato la tessera, punto. Ah, beh, insomma, non però vedi, Rondi ce l'ha sempre avuta la tessera. No, io invento un'immagine di Rondi, poverino, recente. Quando ci fu una manifestazione di tutte le autorità dello spettacolo messe su un gran palco, si vede al lato, a terra, in croce come Cristo suppliziato, Rondi, perché non l'avevano chiamato. Cioè la gente lo apprezzava proprio per questo, perché era utilizzavano in tutti i modi. Rondi. Ecco, volevo chiederti, Helmut Berger, chi te l'aveva dato? Visconti? Visconti mi chiamò, mi raccomando, per favore, prendi Helmut Berger. Perché? Allora, Berger si presentò con la maestra di dizione. Dico, guarda, che di quello che tu dovrai dire nel testo, che tu leggi nel testo, non c'è niente. Allora finalmente si sciolse e divenne divertente. Cioè sì, era uno strano, Helmut Berger. Non era così lui. Lui doveva essere sempre compassato. No, tu non lo sei. Tu sei E Margaret Lee invece perché l'avevi scelta? Margaret Lee è una donna straordinaria. Andò in Inghilterra e parlò di me. Lei ha parlato di me come se io fossi Charlie Chaplin, il più grande regista spiritoso italiano. Tutti i giornali, quindi naturalmente danneggiandomi in Italia in una maniera terribile. Invece Silvia Monti ti era arrivata come? Silvia Monti mi era arrivata attraverso la segnalazione di un industriale importantissimo, forse il più importante di quegli anni. Vabbè, più importante. Ma la cosa buffa è questa, che lei chiese a questo industriale importantissimo di cui era la partner di prendergli un attico tra le parti dei condotti e via quella accanto, non mi ricordo più bene. E allora com'è? Via il Babuino, via condotti. Sì. E allora lei mi disse: senti, non potresti, io avevo un piccolo attico nei pressi di Piazza di Spagna, dice, non potresti ospitarmi in casa tua? Lei riceveva sistematicamente i soldi per pagare l'assegno, questi soldi si teneva lei. Ah, in questo modo? Arrivava un autista ogni tanto a portare dei regali e dei pacchi, eccetera. Io andavo ad aprire, questo mi scambiava per il domestico. Ma non era il domestico.
Ma non aveva fatto tanti film, aveva fatto no niente, era protetta, non solo, poi io ho pagato una cifra incredibile di telefono, perché nella notte tra lei e il grande industriale, il grande industriale avvenivano le telefonate dove si raccontavano le cose più audaci che loro compivano. E te sentivi tutto? E io sentivo tutto, naturalmente. Era, no, ma una grande ammirazione per lui. Vabbè, certo. No. Quello... Allora, dopo questo... Allora, a un certo momento, chiunque altro, una persona normale, avrebbe detto, già che stiamo, dormiamo insieme... si poteva qualcosa, ma rispetto per la grande autorità io ce l'avevo, non feci niente. Come, niente? Nulla. Marco, lei allora Stalin, sì. Volevo ricordare cose che Maurizio neanche si ricorda, perché è un suo pregio quello di non tener conto di tutto il cumulo di cose fatte. Allora, in realtà lo Stalin, a parte che se andiamo a guardare fotogramma per fotogramma, c'è Maurizio Liverani dentro lo Stalin, un po' su Helmut Berger, un po' su Benedetto, no Maurizio? C'è molto. Ma in realtà l'idea dello Stalin nacque per gioco. Lui fece un raccontino che piacque a Pierfrancesco Vincitore, che in quegli anni aveva inventato il bagaglino insieme ad altri quattro amici. Gli strappò una sera che lui andò a vedere lo spettacolo, gli strappò questo raccontino che aveva fatto e di nascosto lo pubblicò sul secondo numero della rivista del Bagaglione, nel 65, e addirittura gli fece una prefazione e pubblicò l'intero racconto, che è completamente diverso da quello che fu poi che come tu vedi si intitolava lo stalinista. E quindi questo è il precordio dello Stalin. L'amicizia con gli amici del Bagaglino, erano anarchici di destra, e lo erano veramente, ma meritano un aneddoto. Nel 70, alla fine del 70, Rizzoli fece fare una ripresa dell'uscita dello Stalin, lo fece riuscire nel 70. E lo fece uscire annunciandolo con grandi manifesti diversi da quelli dell'edizione originale, in cui c'era Ennio Morricone in testa, perché nel frattempo Ennio Morricone era diventato una star, qualcosa di più di due anni prima, e rifecero questo nuovo manifesto, forse anche puntando su quello, e organizzarono una serie di proiezioni, una settimana di proiezioni all'Imperial Cine, che era quel cinema che adesso non c'è più, che stava sotto la Galleria Sciarra. Erano due sale, bellissime. Bene, sì, a Via del Corso, a San Marcello, di fronte a San Marcello. Praticamente questa notizia, perché Rizzoli era molto amico di Maurizio, questa notizia scatenò la reazione dei suoi nemici, per cui si fecero girare voci insistentissime di dover boicottare questa uscita, di non dover andare, di diffondere la notizia che non si doveva andare a vedere questo film. Quando Maurizio mi disse questa cosa, perché lui ogni tanto aveva queste notizie, queste informazioni, io dissi, beh, ma scusa, ci abbiamo il Bagaglino come amici, che ti hanno pubblicato la cosa, telefoniamogli e vediamo se loro possono fare una propaganda contraria. Cosa che fecero, nel senso che una settimana prima dell'uscita del film all'Imperial Cine, tutte le sere al Bagaglino veniva annunciato che sarebbe uscito entro una settimana il film del celebre, per gli spettatori del Bagaglino, Maurizio Liverani, che era uno dei protagonisti. Però scusa, in qualche modo civettavi con la destra. Sì, sì. Due zii avevano fatto la marcia su Roma. Due zii, uno fucilato a Dongo, che sono andato a riconoscere io a Piazzale Loreto, siccome in quantità di partigiano potevo circolare,
E allora sono andato a pensare la lettera e allora mia zia mi diceva: vedi un po' se è proprio lui o un altro. E poi forse è andato 4-5 volte, ho visto delle scene incredibili che avrebbero dovuto turbarmi e invece non mi turbavano affatto, perché io le trovavo proprio ridicole. Che bisogno c'era di prendere a calci di la testa di un morto? Però dico, quando fai questo film, io ricordo che si diceva che eri un regista di destra. Sì. È vero? Ma anche qui, credo che anche adesso. No, adesso non so più. Ma esattamente che eri? Esattamente che eri? No, di destra mai, di sinistra prima lo eri, stalinista lo eri. Ero. Durante l'occupazione tedesca, io c'era il coprifuoco e allora si andava nei scantinati, io con un lumicino leggevo tanto. C'era l'unica cosa da fare, non è che fossi portato alla lettura proprio. Sì, certo. Quindi allora ho letto Proudhon, Marx, poi Proust. Quindi quando arrivai a Paese Sera, tutti rimasero, compreso colpiti. Il direttore: ma che razza, perché sei così colto? Perché c'è stata la guerra. E questo si metteva a ridere: come c'è stata la guerra? E sì, perché dalle 6. Fino all'alba del giorno dopo dovevi stare in cantina, che cosa facevi? Io avevo questa grande biblioteca e leggevo, cioè non è che era un... E quindi... Però scusami, quando fai questo film, poi dopo passi e scrivi su Il Borghese, giusto? Mi chiamarono loro. E ti chiamarono loro, però quanto tempo scrivi sul Borghese? Ho deciso di fare il film, lascia Il Borghese. No, hai continuato anche dopo. Sì. Ho continuato. Hai continuato anche dopo. Comunque. Hai continuato fino al 72. E poi fai l'altro film dopo. Dopo. E l'altro film è per esempio. L'altro film è una storia incredibile, perché. Ti ricordi qual era il produttore? Il produttore dell'altro film, oddio, chi è? E che poi è morto. Pensa, il quale... Maurizio, che ti hanno chiamato al Borghese. Quando tu con Il Borghese avevi una storia terribile, perché Gianna Preda, una decina di anni prima, quando tu eri critico di Paese Sera, sì, scriveva delle cose terribili contro di te, che stanno in un libro. Ah sì? Sì, nel libro di Gianna Preda, che è una specie di... Bibbia enorme dei personaggi. Me lo fai leggere? In cui c'è Maurizio Liberani. Non te l'ho mai fatto leggere. Cosa dice? Sperando che non lo leggessi. Però, mai, ti diceva delle cose pessime, sicuramente. Però, e poi ti ha chiamato lei. Allora, questo è questo film sul culo, no? Il solco di pesca. Che già c'è qui. Già qui c'è molto di questo. Però guarda che nasce da una poesia. Un'ossessione, però, è già qua, però. Cioè. Il titolo nasce da un poeta inglese, in questo momento di grande qualità, descrive il corpo della moglie. Browning. Arrivato al fondoschiena, lui parla del solco di pesca. Ok, va benissimo. Però erano gli anni della commedia sexy, c'erano Martin Brochat e... Gloria Guida soprattutto. Martin Brochat era un'attrice straordinaria, che è stata... Oddio. Straordinaria, dai, era e doveva esserci, dovevo chiamarla. La Gloria Guida non capisco perché abbia smesso, era deliziosa. Ah, e, sì. poi avevano una facilità di usarsi che io dico non ho mai trovato. Facevano le cose più audaci in presenza di tutti e poi si rivestivano tranquilla. I mariti venivano a prendere ed era... Ma c'è anche una cosa, o sbaglio, dello scrittore, come di Camilleri, c'è qualcosa? Lui dice no, che non ha fatto niente. Lui no, Camilleri. Camilleri non è stato neanche interpellato. C'era uno spettacolo di Camilleri. Ah, ecco. E allora andammo a filmare questo, che è uno
uno spettacolo di quelli d'avanguardia dove c'erano dei corpi nudi che venivano portati avanti come carriole. E quindi allora, tanto per restare nell'ambito del nudo, andammo a filmare questa. Quindi lui, amico tuo? No, io non lo conosco. Perfetto, volevamo sapere come. Anche perché francamente non mi piace. Però andammo in questo teatro, c'erano queste scene dove tutti dicevano frasi assurde mentre trascinavano queste come carriole, i corpi nudi, eccetera, eccetera, e filmammo queste scene e le mettemmo nel film. Ma questa ossessione per il sedere era tua, però era una cosa. Perché te l'hanno chiesto di fare un film? No, perché io trovo che sexy, questo. Io credo che praticamente il fondo schiena bello è la cosa, è quella che ti fa credere in Dio. Oh, questo ci siamo, su questo siamo d'accordo. Sinistra destra, sì, già c'era la chiappa. No, perché la croce è lì. La croce lì dietro. Andò bene questo? Questo andò benissimo, al punto tale che il produttore si arrabbiò. Dice, certo, i critici ne parlano bene perché siete una mafia, tu sei critico, non si può parlare male di un film fatto da un critico. Non era vero affatto. Lui, insomma, invece di essere contento, che incassava, non mi ha mandato una lira, eccetera, eccetera, si arrabbiava sempre. Quello ha scritto bene te perché è un amico tuo, lo so. Ma scusami, io non gli ho detto niente. Frosali ne parlò tanto bene. Frosali sulla. Che ne è successo? Frosali è morto da un po'. Poverino. Beh, avrebbe avuto 100. Davvero? 110 anni, credo. No, credo. No, perché lui. No, Era un po' stagionato già allora, eh. Non era giovanissimo. No, perché lui di questo film era pazzo del solco di pesca. Dopo questo film tu non fai altro, non, io ti hanno chiesto. Dunque, allora, no, io sono, dunque, ho scritto per il Giornale d'Italia, ho scritto anche le note sportive firmate da Sisti. Dove? Su che giornale? Sul Giornale d'Italia? Su Vida Sera, su. Allora desisti dalla partita e il direttore dice Rivenani desisti, deve fare la scheda. Allora desisti dice, quello mi ha passato la palla, ma che tipo di gioco avete, vi ispirate a che cosa? E lui non diceva niente. Allora io attribuivo invece un tipo di gioco suo particolare. Per cui De Sisti diventa un esperto di calcio. Io prima di tutto non amavo la Roma. Ah, grave. Perché? Non mi interessava partire, io sono Juventino. Io sono con. Pure. È più grave. E questo è grave, molto. Perché tu sei romano. No, è scherzo. E quindi scrivevo queste cose ed era. Ed era tenero perché lui era molto timido. Posso dire che puoi mettere una parola meno raffinata, più a livello calciatore. Io mettevo un pedato. Ma quindi, no, spiegaci, ma cerchi di fare un altro film? Io ho scritto, sai, ho un copione, come si chiama? Un copione già pronto. Già pronto? C'era una volta la Russia, che è divertente. Però, voglio dire, c'era una sola copia e ce l'ha? Arbore. E che lo voleva fare quel produttore che poi è morto, come si chiamava? Muoiono i produttori, se uno non si sbriga. Allora, tante volte gli ho chiesto a Darboli, rendimelo così lo do con un altro. Ah, ce l'ha soltanto Renzo, questo copione. Lui ha avuto questa dabbenaggine. E che storia era? Cioè, il mio soggiorno in Russia, perché io sono spesso e volte in Russia, e secondo me è in quel periodo lì è il paese più divertente che esiste, perché avvenivano delle cose incredibili. Per esempio c'erano
lungo le strade c'erano dei tubi enormi contenenti da una parte gas e dall'altra parte acqua. Allora questi che camminavano tanto lasciavano scendere l'acqua e poi mettevano, insufflavano questo ossigeno e cominciavano a bere. E allora uno camminava per 500 metri ed era tutta una sequenza di rutti. Io mi divertivo molto, aspettavo sempre questo momento che qualcuno si fermasse, perché ovviamente non è che funzionassero molto bene gli autobus a Mosca. E poi loro erano molto simpatici. Quando andammo, appena arrivati, andai con Fellini, la Lollo, andai in Russia, appena scendemmo salirono le guardie, ci sdrossero i passaporti, non è che ci fecero scendere, ci presero il passaporto e se ne andarono e ci lasciarono lì con le valigie. Quindi noi spengendo le valigie andavamo verso il centro contro un badore che tu conoscevi, Antonello, il quale naturalmente non faceva altro che elogiare la Russia. E Fellini dice: sì, va bene, ma ci sarà un facchino. Ma non vedi quello lì ci fu il famoso assalto della Duma, ma i facchini dove sono? Questo Antonello. Ma con la moglie o con Marisa Merlini venne su? Venne su con la moglie Merlini. Lo vedi. Questa è la cosa. Ma io... Con la Merlini. Però, il tuo film che era sulla Russia... Era un film sulla Russia. Era sì, però non in chiave. Ambientato in una redazione. Racconta lui, se no ci stiamo. Ambientato in una redazione di giornale, forse la nostra, la sezione che si occupava degli esteri, di cui il protagonista è un giornalista emergente molto fascinoso, che va in Russia e ha una bella avventura con la ministra della cultura. Questa è interessante la storia. È così o no? Non molto moderna. Ovviamente il fascino delle russe deriva dal fatto che portano molte sottane. Lo so, però negli anni 50. No, voglio dire, perché togliere una sottana è facile, ma quando tu vedi 1, 2, 3 4, 5, è come un'attesa. Chiamavano addirittura il funzionario, no? E senti, avevi avuto rapporti con, che devo dire, Giancarlo Fusco? Sì. Giancarlo Fusco. Questo era un personaggio. Come? Certo. Era in redazione al Giornale d'Italia, stava. Sì. E lui venne al giornale e entrò dentro e disse: adesso ho capito chi è che organizza il giornale. E indicò me. Il povero, come si chiamava il direttore? Che morì. D'Amato. E rimase male. Ma come? Era detto che sono io. Ma secondo me fa tutto lui. E io dico: io no, non faccio tutto. Mi chiedono di fare i titoli. Siccome ero bravo a fare i titoli, mi chiamavano al mattino. Io mi occupavo di altre cose. Mi chiamavano al mattino a fare i titoli. Alle 7:30 dovevo fare i titoli di tutte le pagine. E poi dopo tornavo il pomeriggio a fare il mio lavoro. E quindi mi ero fatta fama di essere io quasi il direttore. Io non ero il direttore di niente. In realtà, Maurizio era la chiave di volta di quello e di tutti gli altri giornali, perché adesso direi una cosa stupida, ma l'unica cosa che sapeva fare benissimo e rapidamente erano i titoli, che nessuno sapeva fare con quello stile, con quella capacità di coinvolgimento che è un titolo. Quindi lui faceva i titoli ed era l'autore del giornale. Beh, anche i suoi due film hanno due titoli che uno ricorda. Esatto. Questo, se si può dire, questo al di là. Questo fa parte un po' del genio, un po' dell'indole, ma sicuramente c'è una genialità in questo, perché vedersi riconosciuta una capacità. No, ma è chiamato appositamente. Attraverso il minimo sforzo, perché questo era importante per Maurizio. Ma senti, esiste un libro con tutti i tuoi articoli di cinema? No.
No. No, ci sono molti libri recenti in cui è uscito tutti gli articoli adesso per proprio agenzia allo scadere, quelli nuovi, allo scadere della, della vita ne escono tanti. Ah, ecco. Non li hai portati, Maurizio? I libri? E i libri su cosa sono? Scusate. Sono di varia umanità, ma c'è anche molto cinema. Ma tre, e uno tre... è sul cinema, uno sui il regista rischia il posto è sul cinema. No, quello lì è autentico perché è proprio la, tutta no, la storia. Anzi, te lo do volentieri perché ero interessato alla prima parte, agli anni dopo guerra. Questa è una cosa. Mentre scarta, posso raccontare perché tu eri reputato un grande sportivo? Era reputato un grande esperto di sport perché si presentava in redazione con una magnifica borsa da tennis. E tutti pensavano che lui prima di andare in redazione avesse fatto la partita. In realtà la borsa era piena di integratori alimentari, cose magiche, libri di... Maurizio, mi stai sentendo? Sì, sì. Confermi? No, io portavo medicine. Portavo dietro medicine. Questa borsa da tennis... Ma se aveva un calo di pressione, non... Una cosa... E quindi ha fatto la rubrica sportiva, oltre quella di cinema. Ma questi sono pezzi scritti ora o ora? Negli anni recenti. Questi sì, è una ricostruzione. Questo è autobiografico. Questo qui. E qui c'è proprio tutto. Cioè praticamente io sono andato a fare il partigiano con il principe di Galles. Questo è il mio limite. Sei andato? Sono andato a fare il partigiano con il principe di Galles. E beh, questo l'abbiamo capito che volevi fare. No, ma no, ma non è vero, ma non è vero, era mia madre che aveva la fissazione che io portassi il principe di Galles. Io andavo alle riunioni del partito col principe di Galles, quelli dicevano, ma perché vesti così? E Togliatti, e Togliatti pure però era elegante, dai. E infatti Togliatti mi prese in simpatia. Sai perché mi prese in simpatia Togliatti? Perché? Perché arrivando a Roma, invece di frequentare i comunisti, frequentavo Flaiano, Patti, Talarico, Fusco. Allora dice, ma come mai uno che è un comunista, invece di andare avere amici comunisti, va sempre con... Infatti Fusco, Flaiano ne parla lì nel libro del film, no? E allora lui, Togliatti, siccome secondo vi dico una cosa, per me Togliatti era liberale, non è mai stato comunista, era comunista perché sennò altrimenti sarebbe crollato tutto, ma Togliatti doveva tornare in Russia, così voleva Secchia, perché Stalin voleva farlo fucilare. Se io queste cose le racconti, tutti dicono, non capisci niente, non sai nulla. Io questo lo so, con certezza, lo dico agli amici, chi ci crede ci crede. Senti, posso chiederti come vedi Renzi e chiudiamo qui la cosa? Io, a proposito di liberali. Io trovo che Renzi è una risorsa importantissima per l'Italia. Se ce lo giochiamo non ci sono uomini politici così preparati e così giovani. Questa è la mia opinione. Va bene, su questo tu non sei d'accordo? Non lo so, non mi sembra, però abbiamo poche scelte, diciamo. Abbiamo poche scelte. Allora, grazie Maurizio, che è stato fantastico e che io sentirei ore. No, io sono grato per tutto. Quando si parlava di te, io pensavo che fossi di quelli antipatici, no? E allora dicevo, ma perché dovete farmi intervistare proprio da lui? Ma come, si stima? Ah, beh, allora... Doveva essere antipatico, perché deve essere antipatico? No, no perché ti accompagna delle persone che non lo sanno. Tipo? Non so, ti metti in una galleria di persone. Dimmi tipo che, tipo... Chi sono?
Vabbè, comunque sono, io un'età che posso sono andato bene, sono andato bene, sono andato un'età che sono andato bene. Hai messo paura con la barba. Con la barba, ti ho messo paura con la barba. No, che magari non so, ti prende in giro. No, perché no, perché no. Non puoi anche massimo, farlo. Massimo di rispetto, non. Questi film sono comunque bizzarri, diciamo, e comunque oggetti anche strani rispetto al nostro cinema.